Allora, il ballo è per tutte le età e non c'è limite per inseguire e realizzare i propri sogni. La storia di Alina Quintana, ballerina cubana, che ha scelto di rendere la danza accessibile proprio a tutti. L'ha incontrata per noi l'inviato Massimo Proietto. Allora ragazze, da van uno, i due, segui, e continua, tre. Molto bene, Linda, rilassati. Un'altra donna come te non c'è. Un'altra che sia proprio uguale a te. Aprire le porte della danza a un pubblico che tradizionalmente ne è stato escluso, ovvero le donne adulte, oltre i 40 anni. È questa la missione di Alina Quintana che dopo anni di carriera come ballerina nel 2011 ha deciso di lasciare il suo paese, Cuba, il palcoscenico e le competizioni per dedicarsi all'insegnamento. Insegnavo anche balli latinoamericani. Per via delle mie origini questo era quello che mi veniva proposto nelle scuole. Ad un certo punto conosco una donna che è una donna essenziale nel percorso della mia vita perché mi ha ispirato a realizzare il sogno della ballerina di tantissime donne, in questo caso le donne di oltre 40, 50, 60 anni. La svolta è arrivata per Alina quando ha incontrato Anna, una donna di quasi 60 anni, che le ha confidato il suo sogno realizzato. Le dico, signora, lei ha un sogno nel cassetto, che è quello di diventare una ballerina, e pensa che non sarà più possibile. Ma se io realizzasse una metodologia adattata a lei e a donne come lei, lo farebbe? E lei mi dice di corsa, perché i sogni non hanno età. Come si svolge una lezione? Quanto dura il vostro allenamento? Ogni lezione dura una ora, si articola in tre fasi. Loro hanno la possibilità di studiare il meglio della danza classica, perché la prima fase è la sbarra a terra, dove preparano fisicamente il corpo, la seconda fase è alla sbarra, dove imparano la tecnica della danza, e infine il repertorio classico, che è il momento più magico e emozionante di tutta la lezione. I benefici sono incredibili, oltre che fisici, ma anche mentali, psicologici, un'autostima incredibile. I benefici sono tanti, da quelli benessere mentale, salute fisica, perché va via il mal di schiena, ti senti meglio, ti senti libero nei movimenti, i dolori articolari sono andati via. E poi la gioia di stare insieme alle mie colleghe, alla mia insegnante, fare lezione, avere sempre degli obiettivi nuovi e cambiare ogni volta la lezione con obiettivi diversi da raggiungere, vedere il mio corpo che ce la fa. Mi volesse per andare al Barreros, per defense di la torre.